Ciao Dolls, ben trovate, ben ritrovate nel nostro appuntamento un po' creativo con questi video tutorial. E Ciao. come vedete oggi non sono sola. Purtroppamente capita che ci siano Qualcosina. delle... No, perché? Che ci siano delle giornate in cui decide, sei sempre a metà, Sì, se vuoi entrare un sì, sono qua, pochettino sono di qua. più perché altrimenti poi non ti si vede. Ok. Fate gli occhiali nuovi. Brava. Brava, hai capito. Bene, allora ricominciamo. Olli! Ciao Dolls, ben trovate! Che piacere oggi abbiamo con noi la Laura. Allora, effettivamente è un piacere perché loro ti chiedevano a gran voce, quindi insomma, oggi siamo riuscite a convincerla a venire in televisione. Ce l'abbiamo fatta. Allora, che cosa vi facciamo fare oggi? Vi facciamo fare un progetto che abbiamo presentato alla Fiera di Roma, primissimo lancio alla Fiera di Roma, ed è uno scaldotto per i noccioli, detto anche No, ciolo, ciolo. ciolo, nocciolino. Vi presentiamo quindi oggi il nocciolo. Io qui ce l'ho in una versione con la nostra fantastica pelliccia. Ormai lo sapete che è fantastica perché l'avete toccata tutti. Tutti l'hanno toccata. In fiera facevano così. Stavano lì 2 o 3 minuti a guardarsi in giro e Terapeutico. l'hanno toccata tutti. Bene, quindi la nostra pelliccia, che lo sapete che è morbidissima, è la base, diciamo così, per fare questo scaldotto. È un portanoccioli di ciliegio. Che cosa contiene questo portanoccioli? Facilmente apribile con uno strappo dietro. Un sacchettino di cotone con all'interno, li sentite, può essere anche utilizzato come una maracas, se Ecco. preferite, durante le feste del Beniamino di Sì, Capodanno. Capodanno. Ormai siamo E lì, eh? se volete contribuire al Beniamino di Capodanno, va bene, contiene un sacchettino pieno di nocciolini seccati, disinfettati e puliti di ciliegio. Che cosa fanno questi nocciolini? Allora, sono in realtà Terapeutici. terapeutici, adesso noi facciamo le sciocche, ma No, in no, realtà è sono l'effetto importanti, veramente terapeutico. eh? Questo sacchettino, che deve essere rigorosamente di cotone, non Sì, usate altri meglio. materiali, fatelo di Lo usiamo cotone. anche in microonde, insomma, nel Esatto, forno. fatelo in cotone, è riempito Esatto. di questi nocciolini di ciliegia. E nello specifico questo sacchettino può essere posto nel cassetto del freezer. E quindi i nocciolini di ciliegia diventano freddi, freddi, freddi e può essere utilizzato come una sorta di borsa del ghiaccio, oppure appoggiato in forno, sul termosifone, sul calorifero, o messo anche nel microonde. Attenzione col microonde perché prende delle temperature particolarmente Sì, elevate, metteci quindi con con cautela. cautela, però può essere messo anche nel microonde e diventa molto, molto caldo. Quindi alla fine può fare l'effetto della borsa dell'acqua calda. In realtà non è proprio l'effetto della borsa d'acqua calda, perché è più un effetto scaldotto, perché è riscaldante, ma non ha la parte Rilascia, umida. sì, rilascia Esatto. il calore piano Sì, piano. poi non avendo acqua, non ha comunque la parte umida. Allora, che cosa abbiamo pensato? Che il sacchettino così fosse un po' triste, e quindi abbiamo pensato di metterlo dentro alla pancina, alla schiena in realtà, di questa taschina che abbiamo costruito sulla parte dietro del nostro nocciolo e davanti farlo diventare una sorta di cuscinotto morbidoso che può essere tranquillamente coccolato quando uno non sta bene, ha voglia di una coccola calda. Anche per scaldare la culla dei Esatto, neonati, esatto. oppure appoggiato dentro nel lettino dei bambini per scaldare la cullina o il lettino prima che ci mettiate il bimbo. Allora, oggi noi faremo nocciolo. Ma con Questo, l'agnellino? ecco perché devi sempre fare le variazioni al tema, eh. Si può mai fare una roba? No, ok, molto Con bene. l'agnellino. Perché è tornato di moda un sacco. L'agnellino. Sì. Sì. Hanno fatto Era una serie buono. di cappotti. Si chiamano Teddy.
Teddy, in realtà è orsetto. Però la pelliccia era riconosciuta come quella dell'agnellino, sì, in realtà. E noi effettivamente abbiamo poi a magazzo, come dice la Jo, una serie di agnellini interessanti, veramente interessanti. Quindi vi proponiamo questo progetto, mm-hmm, che può essere fatto in pellizza come il mio o in agnellino come il suo, per farvi vedere la diversa resa di un materiale differente. Però è veramente carino. Bene, per farlo noi vi proponiamo il cartamodello che è già in vendita sul sito e una serie di materiali consigliati. Nello specifico noi mettiamo la pelliccia che è in tanti colori e ci sarà anche la versione agnellino, un pezzo di pile per fare la parte dietro che vi consigliamo di prenderlo quanto più o meno in tinta alla pelliccia che andrete a scegliere per la parte davanti, del tessuto di cotone per foderare la parte interna, perché è foderata, imbottitura, una bella quantità di imbottitura, quella che usiamo per fare gli orsetti, e ovviamente due bottoni grandi, un ritaglio di feltro per il naso, questo gli abbiamo aggiunto anche un paio di occhiali, ma insomma questo qua non avrà gli occhiali, lo faremo senza. E invece per la parte interna di nuovo un pezzetto di tessuto di cotone e una scatolina di nocciolini. Le scatoline che vi proponiamo in vendita sul sito sono già in quantità per poterne fare uno, quindi ricordatevi che per ogni scatolina riuscite a fare un nocciolo. Detto ciò, tu hai già tagliato tutti quanti i pezzi, mm-hmm, e quindi noi direi che possiamo iniziare a spiegare come si costruisce questo nocciolo, mm-hmm, e quindi partiamo proprio dalla vera e propria costruzione dell'orsetto. Io sì, intanto che tu cuci, fai tu mio. Sì, allora partiamo con uno zigzag. Allora partiamo con il taglio della sagoma della testa dell'orso sia sul cotone che sulla pelliccia e andiamo ad unire le due parti sulla circonferenza esterna con una cucitura a zigzag. Quindi voi fate aderire bene la pelliccia sul cotone e poi le unite insieme con una cucitura al bordo a zigzag. Attenzione, io vado a mettere la pelliccia al dritto sul cotone, quindi dietro al mio pezzo di cotone, e lo cucio tutto insieme. Lasciamo un'apertura per mettere l'imbottitura. Ok, quindi non cuciamo tutto quanto questa sorta di cerchio, che è un cerchio, è un ovale. Sì, va bene. Cuciamo tutta quanta la sagoma della testa lasciandone un pezzettino aperto. Sulla fodera, prima di iniziare a cucire, per fodera intendo la parte in cotone, prima di iniziare a cucire tagliate la posizione delle orecchie, un po' come facciamo quando facciamo il musetto dell'orso, che andiamo a segnare la posizione delle orecchie. Fate quindi nel punto corrispondente delle orecchie due tagliettini, senza esagerare, in modo tale che quando andremo a rigirarlo nella parte interna troveremo di nuovo la posizione delle nostre orecchie. Una volta che abbiamo cucito tutto il cerchio della nostra testolona, del nostro orsettone, sì, andiamo ad imbottire con l'ovatta, quindi l'ovatta nostra sintetica d'orso. Facciamo che imbottisco io, sì, te, cioè adesso, sì, se no io imbottisco... Intanto che te imbottisci, sì, io faccio le orecchie, okay, che hai disegnato e cucito, cioè andrai a cucire sull'agnellino, dritto contro dritto, quindi tutta la parte pelosa del nostro agnellino sarà nella parte interna e quindi andremo a cucire sempre su una parte di pelliccia che in realtà è la parte tramata, cioè il rovescio. Una volta cucite, e le abbiamo cucite solo sulla parte a mezzaluna, quindi una volta cucite le orecchie, andiamo ovviamente a rifilare la parte in esubero, quindi la parte attorno alla cucitura, lasciando un margine di un mezzo centimetro, ok? Anche meno, le ha proprio rifilate a pelo pelo. E poi le andiamo a rigirare al dritto, in questo modo. Sì, meno spessore resta e meglio è. Ok, se lavorate con la pelliccia agnellino è un problema che non si pone, perché in realtà nella cucitura lei rimane bella pulita, ma se lavorate con la pelliccia, in questa posizione troverete che una volta cucita vi farà lo stesso effetto dell'agnellino, cioè si mangerà dentro il pelo. Allora, con un ago lungo che avevo in dotazione una volta e adesso non ho più, andrete a
far uscire dalla cucitura, non so se c'è un termine corretto per dire questa cosa, mi verrebbe da dire scarfugliare, ma non si può dire scarfugliare, quindi insomma, a tirar fuori il pelo dalla vostra cucitura. Si pettina. Esatto, a pettinare, brava, a pettinare la vostra cucitura con l'ago lungo. Andate quindi a tirar fuori la parte che rimane incastrata della pelliccia. Lo possiamo fare sia sull'agnellato che sul pelo normale. Ovviamente con l'agnellato sarà meno fastidiosa la cucitura della parte pelosa, mentre con la pelliccia vera e propria è bella che l'orecchia sia completamente pelosetta e non solo una parte. Andiamo quindi a fare una piccola pence anche in questo orecchio. Lo ripieghiamo a metà e facciamo come sempre una cuciturina diagonale che vada, adesso qua è impossibile farla vedere perché è tutta pelosa, però più o meno la metà della base sempre con la metà dell'altezza, in modo tale che l'orecchio prenda sempre quella forma un po' più arrotondata come quelle degli orsetti. Anche per le orecchie di nocciolo andremo quindi a tagliare, a pareggiare la parte in fondo dell'orecchio. Lo facciamo anche per gli orsetti questa cosa, per far sì che l'orecchio una volta cucito con la pence non risulti troppo lungo, altrimenti non sembreranno proprio orecchie da orsetto ma un po' più orecchie da somaro, insomma. E quindi cerchiamo di fare questa cosa. Nel mentre io ho imbottito la testa del nostro nocciolo. Imbottito significa che rimane comunque estremamente morbido, ma rimane gonfio, quindi un'imbottitura no compatta, deve essere un'imbottitura molto morbida. Cercate di riempire bene tutto quanto il bordo, aiutandovi con le dita a spostare proprio l'imbottitura fino al bordo della nostra circonferenza cucita. Ne mettete un bel pochettino, per questo usiamo l'ovatta sintetica da orsi e non l'imbottitura classica, perché dobbiamo dare alla parte della testa dell'orsetto un aspetto soffice e quindi è meglio usare un'imbottitura molto voluminosa. Questa qui sintetica, che è quella che usiamo per fare gli orsetti, va benissimo. Come sempre, prima di imbottire, ricordatevi di aprirla un po' nelle mani in modo tale che non faccia grumo. Bene, una volta imbottito il nostro cuscinotto andremo a cucire anche l'apertura con lo stesso zigzag con cui abbiamo cucito tutto il contorno. Una volta che abbiamo cucito il nostro cuscinotto andiamo a identificare dove avevamo i segni e quindi abbiamo fatto i tagliettini. Prendere le orecchie, fate attenzione a metterle giuste. Questa è sempre la parte cucita e questa è la parte invece con la pence in cucitura. Ce le posizioniamo sopra. Io le fermo con uno spillo perché con la clip mi trovo più scomoda. Se trovo lo spillo lo fermo con uno spillo. E ci diamo una fermatura. Una e una, due. Ok. E andiamo a cucirle al bordo con una cuciturina, punto lungo, deve essere proprio solo una cucitura di imbastitura. Cucite le orecchie, dobbiamo quindi occuparci della parte della tasca dietro, quindi questa parte qua, che sarà quella che poi andrà a contenere il sacchettino. Per farla dobbiamo prima preparare le due metà. Come vedete sono già, lo vedete già da qui, sono già una più grande e una più piccola. La parte più piccola andrà in alto, la parte più grande andrà in basso. Avremo quindi due metà da cucire insieme. Prima di fare questa cosa però dobbiamo orlarle, quindi andate a ripiegare un orlino di un paio di centimetri sul pile e lo andate a cucire. Questa operazione lo facciamo sia nella parte piccola che nella parte più grande in questo modo, quindi orliamo la stessa altezza, gli stessi 2 centimetri e li andiamo a cucire per fermare questo orlino. Per fare questa cucitura, questo orlo, vi consiglio di utilizzare un punto zigzag, perché il punto zigzag lo potete tenere tranquillamente a cavallo dei due materiali, quindi prendere
prendere sia la parte ripiegata che la parte sottostante. In questo modo vi fa sia da cucitura dell'orlo che da fermatura del pezzo, e non dobbiamo fare un orlo più impegnativo, quindi rivoltato due volte. Andiamo quindi a girare una pieghina di un paio di centimetri, sono sufficienti, un paio di centimetri, e a bloccarla con due cuciture zigzag. Nel mentre dovete procurarvi un pezzetto di velcro. Il velcro si compone sempre di due parti, una più pelosa e una più pungente. La parte pelosa va sempre attaccata alla parte di tessuto che va sopra, quindi quella che va in chiusura, mentre quella pungente va sempre attaccata sotto. Dividete quindi le due parti e andate a segnare il centro della vostra cucitura e a cucircele sopra. Ho quindi le mie due parti cucite, una più grande e una più piccola, cioè più bassa di altezza. Le vado a posizionare una sopra l'altra e vado a posizionare anche il mio velcro. In che modo? Beh, intanto dobbiamo segnare la metà, quindi la pieghiamo e, se volete, appoggiate uno spillo sulla metà, così avete già segnata la metà del vostro pezzettino, una e una, due. Io ho le mie due metà in questo modo. Poi dovrò andare ad appoggiare il velcro in modo tale che la chiusura rimanga sormontata, quindi ne andrò a mettere una al dritto e l'altra al dritto appoggiata sopra. Ovviamente il velcro per una parte andrà sul rovescio e per una parte andrà sul dritto. Quindi la parte superiore, che abbiamo detto dovrà avere il velcro più pelosino, andrò a mettere la parte al dritto e la fermo sempre con uno spillo, così. E sulla parte invece inferiore, che vorrà invece la parte più pungente, andrò a metterla su questa parte qua. Una volta cucito il velcro, andremo ad attaccare i due pezzi in modo tale da trasformarli in un pezzo unico, lo attacchiamo ben bene, e andremo a cucire tutto quanto il contorno del della nostra fodera sulla sagoma dell'orso. In che modo? Appoggiandoli uno sull'altro dritto contro dritto. Ora, se avete le clip, vi consiglio di utilizzarle. Come vedete, la fodera è stata tenuta un pochettino più abbondante per permettervi di muoverla meglio sotto macchina, anche perché la parte centrale è imbottita, quindi risulterà molto più a rilievo, bene? E poi andiamo a cucirlo su tutto il contorno, sempre con un punto zigzag. In questo modo la cucitura vi farà sia da fermatura che da cucitura di pulizia. Una volta rigirato al dritto avrete questa situazione. Ora io vi consiglio di fare un paio di prove su dove andare a posizionare gli occhi e il naso. Vi faccio vedere il perché. Se noi prendiamo il nostro orso e posizioniamo il naso al centro, vedrete che in base a dove andremo a mettere gli occhi, l'orso cambierà di espressione. In questo modo, così sono troppo larghi, in questo modo. Oppure possiamo abbassare addirittura il naso, possiamo allargare leggermente la posizione degli occhi. Guardate come lo stesso orso cambi in realtà di espressione in base a dove gli andiamo a mettere il naso e gli occhi. Scegliete voi quella che più vi piace. Io penso che nel mio caso la sua espressione sia questa, quindi andrò a metterlo in questo punto qua. E il sacchettino di noccioli che dovete mettere all'interno, ve lo faccio rivedere, è questo qua. Lo dovete semplicemente, qua non vi facciamo vedere come viene costruito, lo dovete semplicemente disegnare su un tessuto di cotone al doppio, cucire lungo tutta la circonferenza lasciando un'aperturina, rifilare ovviamente, risvoltare da quell'aperturina, inserire tutti quanti i noccioli e cucire l'aperturina. Per dividere un pochettino i noccioli, la Laura gli ha fatto anche una cucitura al centro in modo tale che i noccioli non si raggrumino tutti nel mezzo, ma rimangano un po' sparsi lungo il contorno. È un buon consiglio quello di farci una cucitura nel mezzo, perché così non vi fanno il malloppone tutto nel mezzo, ma si dividono un po' su tutta la circonferenza. Per riempire il nostro nocciolo basterà aprire il velcro sul retro, un bel velcrone che tenga, infilare dentro di nuovo il sacchettino con i noccioli. Questo è fresco di giornata, quindi
è un pochettino più ostico da riempire, mentre l'altro era già stato aperto e chiuso così tante volte, sì, poverino. Ma comunque è un abissuto, po' nuovo che tiene. Abissuto. Allora, quindi abbiamo finito il progetto di nocciolo, ve lo faccio vedere anche in pelizza così vi rendete conto della differenza. Ovviamente cambiando il materiale cambia la resa, pur avendo lo stesso cartamodello, sì, perché il materiale diverso si comporta in maniera differente. Questo qua è stato fatto con l'agnellato, mentre questo è stato fatto con la pelizia. Si vede dalle orecchie, le orecchie sono leggermente più piccole. Sì, ma è solo un effetto ottico perché la pelliccia, esatto, rimane molto più voluminosa, perché il modello è esattamente identico. Come vi ho detto, sul sito trovate il cartamodello per realizzarlo nella versione che più vi piace, lo potete fare in agnellato o in pelliccia, ci sono anche una quantità abbastanza importante di toni differenti di agnellato e di soprattutto di pelliccia, che ne abbiamo veramente molto belle. Lo trovo un'idea molto molto carina anche come un regalo di Natale, perché è comunque qualcosa di utile e piacevole, secondo me. Sì, carina, molto dolce. Bene, vi saluto per ora e vi lascio al prossimo video tutorial, che sarà l'orso scaldorso. Perché questo è nocciolo, perché c'ha i noccioli, ma scaldorso c'ha dentro la bulle dell'acqua calda. La bulle dell'acqua calda. Quindi, prossimo tutorial, scaldorso, la bulle dell'acqua calda. Vi diamo appuntamento al prossimo appuntamento. Ciao! Non si dice. Ciao!